ed è quello più critico e intelligente, ed è quello che guarda con occhio molto attento le cose come vanno in terra, e dice a Dio, guarda che quello lì devi metterlo alla prova perché mi sa tanto che non è una persona seria, è buono, 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 perché tu lo hai arricchito, arricchito, arricchito. Padre Eterno dice, no, no, guarda, quello lì è persona seria, non ci credo, seria, non ci credo, seria, non ci credo, vai e verifica se non è una persona seria. E Satan scende, è un angelo della corte divina. Poi abbiamo, finalmente, nei libri sapienziali tardivi, questa classificazione. Sì, Satan è un angelo della corte di Dio, ma è un angelo ribelle, è un angelo che non è dalla parte di Dio. È anti, però è creatura. Noi non abbiamo nessun racconto della creazione degli angeli ribelli. Noi leggiamo questo dato progressivamente. Non abbiamo altro nel testo biblico. E la storia allora che il diavolo si è formato che era un angelo buono e del diritto, da dove nasce? La storia è da... Beh, questa è una semplificazione molto didattica che nasce dagli scritti rabbinici. Io venerdì ero a Roma. Oggi sono qui. Questa è la notizia. Che cosa deducete? Che ho dovuto viaggiare. E quali sono i mezzi? L'aereo, il treno, l'automobile. E allora uno dice, venerdì Don Renato, la sera, con gli occhi di traverso, tutto stanco, il computer, il trolley di viaggio, era in stazione Termini a aspettare il treno. Poi è montato in treno, gli hanno servito alle 6 di sera un caffè, ma si è addormentato lo stesso fino a Firenze. Cioè si racconta quello che è un viaggio, ma io non l'ho detto. Io ho detto che ero a Roma e sono a Firenze. Questa ricostruzione viene chiamata Midrash. Noi abbiamo diversi Midrashim che con questi pochi elementi danno vita a queste ricostruzioni. Per cui certamente noi sappiamo che il demonio è una creatura di Dio. Sappiamo che è un essere spirituale, angelico, ma sappiamo anche che è una realtà che non opera in sintonia con Dio, ma è anti. Basta. Tutto il resto è midrash, cioè è ricostruzione teologica. Vi è chiaro? Per questo dico, non dateli troppo peso. Ciò che è importante è il Padre Eterno, non il demonio. E? Non è un errore di Dio, è un uso cattivo della libertà che Dio ha dato alle sue creature. Nel libro della Sapienza c'è un testo che fa orripilare i tradizionalisti. Dio ama tutto ciò che ha creato, perché se non lo amasse, non esisterebbe. Dio ama questa sua creatura. Strano, Dio ama il demonio. Ma è lui che non ama Dio. Dio ama noi, ma tra di noi ci sono i peccatori che di Dio se ne fregano altamente. Non possiamo dire che i peccatori sono un errore di Dio. Come non possiamo dire, dunque, l'espressione un errore di Dio è spontanea, eh? Cioè, uno che ragiona a livello di impresa moderna dice, ma è possibile che Gesù scelga il gnocco di Pietro
come capo della Chiesa, ma poteva fare una scelta più intelligente. Noi oggi ragioniamo così. Allora ragionavano in maniera diversa. C'è un motivo, lo scopriremo, io non lo conosco. Ma se Gesù si è impuntato a scegliere quel caprone lì, voleva dire che quello non era un caprone. Pietro aveva delle caratteristiche, probabilmente di tolleranza, proprio perché, avendo fatto l'esperienza dell'errore, avrebbe avuto atteggiamento di accoglienza verso i cristiani che sbagliavano, un atteggiamento di comprensione. Se lui non avesse sbagliato, questo atteggiamento di apertura di cuore, di mente, probabilmente il primo Papa non avrebbe potuto averlo. E forse Gesù lo sceglie proprio per questo. Perché tutti i cristiani hanno bisogno di essere accolti e capiti. Bergoglio sta incarnando molto bene questo aspetto. Per cui tu dici, ok, io non sempre capisco perché Gesù fa quella scelta di Pietro, ma se ci penso bene c'è qualche cosa di importante. E allora il primo giudizio che ho fatto, Pietro è un caprone, mi accorgo che è una stupidaggine. Ci siete? Bene. Volentieri. Possiamo andare avanti? Andiamo avanti. Ora, io qui ho un testo. È un testo tratto dalla prima lettera di San Paolo a Timoteo, non è di Paolo, non è a Timoteo. È stato scritto da un discepolo di Paolo a un vescovo. Chiaro? Questo discepolo prende l'identità di Paolo e quel vescovo a cui scrive gli fa prendere l'identità di un collaboratore di Paolo, che è Timoteo. Dietro a questa specie di piccolo gioco c'è una grande verità storica. Perché dietro a Timoteo noi abbiamo un personaggio reale con delle caratteristiche storiche ben precise. Come si chiamava? Geppetto, che ne so io. Però c'è questo personaggio. La chiesa che emerge da questo scritto è una chiesa già ben organizzata, non è carismatica come le chiese di Paolo. Quindi siamo in uno stadio successivo a Paolo. Voi avete il vescovo, i presbiteri, i diaconi, avete le suore che erano fatte da vedove, cioè donne che non avevano più la possibilità di sposarsi, che non avevano parenti che le potevano sostenere, allora loro venivano accolte dal vescovo, vivevano in questo gruppo, venivano mantenute dalla comunità, ma loro prestavano dei servizi alla comunità. Paolo infatti ha sempre detto la vedova si risposi. Certe forme di ascetismo che ogni tanto sento di qua o di là non appartengono al cristianesimo. Bene, questo autore, discepolo lontano di Paolo, che scrive a questo vescovo, dice al capitolo secondo: «Ti scrivo tutto questo nella speranza di venire presso di te. Ma se dovessi tardare, voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità». Cioè, lo scrittore ha dato delle norme su come scegliere i diaconi, come scegliere le diaconesse. E adesso conclude, diciamo così, questo aspetto della lettera dicendo: «Non vi è alcun dubbio che tutti quanti noi, tu, io e tutti gli altri cristiani,
siamo servi di questo grande mistero. Non vi è dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. E lui lo riassume. Qual è questo mistero della vera religiosità? Egli fu manifestato in carne umana, riconosciuto giusto nello spirito, fu visto dagli angeli e annunciato fra le genti, fu creduto nel mondo ed è elevato nella gloria. Penitenza. Kai, facile da tradurre, è omologumenos, l'omologhia e la confessione. Questo è un avverbio perché ha la finale in os e quindi è confessionalmente, cioè a livello di confessione di fede, mega, grande. Allora, giovanotto, niente. Mega, grande e il della pietà religiosa, il mistero. E a livello di confessione di fede, grande è il mistero della pietà religiosa. La parola mysterion in greco è neutro. Noi abbiamo maschile e femminile, vero? Falso. Lenzuola, cos'è, maschile o femminile? È neutro, plurale, è uno dei pochi neutri che ci è rimasto. Questo si chiama dito, ma queste si chiamano? È neutro. Noi ci infiliamo davanti l'articolo femminile, ma il nome è neutro. Perché noi abbiamo i diti, le dite, gli uomini, le uomene. Abbiamo delle finali ben precise per il maschile e il femminile, ma non abbiamo la per il plurale, la per il plurale è neutro. In greco il neutro è molto più usato, molto più esplicito, ci immaginiamo. Però la cosa strana è che voi la traduzione la trovate, non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Egli è un pronome personale. Os è un pronome relativo. Vuol dire il quale. Ma os è maschile. Mistero è neutro. Allora questo relativo non si può riferire al mistero. Sì o no? Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Os, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua eguaglianza con Dio. Ma questo è un inno cristologico, che incomincia col pronome relativo. E anche questo è un inno, che incomincia col pronome relativo. Solo che questo testo è precedente al nostro autore che scrive queste cose. Lui cosa fa? Prende questo testo liturgico e lo copia. Quindi io ho in un testo redazionale, cioè finale, che sarebbe questo blu, un testo della tradizione liturgica. C'è un testo più antico, un testo che appartiene allo stadio precedente il brano che io sto leggendo. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. E qui vi diventa facile. Nel 51 lui è a Corinto,
perché siamo nella lettera ai Corinti. Lui nel 51 trasmette a Corinto quello che nel 36, quando è stato battezzato, lui ha ricevuto. Che cosa? Ed ecco il testo. Niente, non vuole. Che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Ma allora questo brano che incomincia qui, e finisce qua, non mi riesce perché fa i capricci, va bene, questo testo non è dell'epoca in cui è stata scritta la lettera. Questa lettera è stata scritta nel terzo viaggio di Paolo. Le quattro lettere ai Corinti, non due, sono state scritte nel terzo viaggio di Paolo. Quindi siamo orientativamente fra il 56 e il 58, grosso modo. Questo testo invece è molto più antico. Basta leggere con attenzione il versetto 3. A voi ho trasmesso, durante il secondo viaggio, Paolo arriva a Corinto, quello che ho ricevuto. Ma siccome quello che viene dopo è una confessione di fede battesimale, genere letterario è confessione di fede battesimale, lui quando può averle ricevute? Quando è stato battezzato. È stato battezzato pochi giorni dopo la sua conversione a Damasco, è stato battezzato a Damasco da Anania, parroco di Damasco. E allora questo testo non è della metà degli anni 50. Il versetto dall'1 al 3 è della metà degli anni 50. Ma che Cristo morì per i nostri peccati è precedente il 36. Questa è una confessione di fede antichissima. Pensate che Cristo era morto e risorto 6 anni prima. E c'era già la confessione di fede. Ora, se voi tenete presente che nel capitolo 14, quando Paolo parla dei carismi, a un certo momento dice che bisogna parlare quando si è in comunità in maniera esplicita. Perché dice, se io non parlo in maniera esplicita, chi ascolta non capisce niente. Ed infatti lui lo dice. Quando si raduna tutta la comunità nello stesso luogo, se tutti parlano con il dono delle lingue, dono delle lingue voleva dire, detto in pordenonese, dire strambolotti. Era questo linguaggio entusiastico. Lui cosa dice? Se tutti parlano con il dono delle lingue e sopraggiunge qualche non iniziato, cioè non battezzato, non cresimato, non comunicato, perché il sacramento dell'iniziazione cristiana sono 3 messi insieme, o non credente, il che vuol dire che le assemblee liturgiche cristiane erano aperte a tutti, ai battezzati e anche ai pagani. Questo è importante. Perché è importante? Perché allora questo testo, che è di tipo liturgico, era ascoltato da tutti. Chi era presente nell'assemblea dei cristiani e assistevano a un battesimo, questa formula era ascoltata dai cristiani, ma era ascoltata anche dai non iniziati e dai non credenti. È importante, sì, è importante perché essendo un testo nato nei primi 6 anni dagli avvenimenti fondanti, era sottoposto al controllo sociale. Noi eravamo là, noi abbiamo visto, sì, per davvero è morto, per davvero è stato sepolto, per davvero è venuta fuori questa confusione del sepolcro vuoto e delle apparizioni. Vi è chiaro? Quindi, questo lavorio che noi facciamo come
degli elementi di introduzione alla Sacra Scrittura e cominciamo a mettere i puntini sulle i su questa cosuccia qua, non è di secondaria importanza, perché ha un valore storico, ha un valore interpretativo del testo, per cui non diremo mai, come dicono certe persone poco avvedute e molto presuntuose, è pieno di errori. No, vai piano. È pieno di profondo rispetto verso i documenti precedenti. Noi qui abbiamo, come ripeto, una bellissima esemplificazione di come in un testo di tipo esortativo, discepolo di Paolo che scrive a Timoteo, un vescovo, lui infili dentro un brano che è un brano liturgico, che riassume quello che è il mistero fondamentale del cristianesimo. E se voi notate, il mistero fondamentale del cristianesimo comporta l'incarnazione, voglio vedere cosa dite. Questo tizio va a finire qua, vero? Dopo viene scritto questo brano che mi spiega il mistero di Cristo. Prima Cristo vive il mistero. Quindi quando viene scritto questo brano, chi lo scrive conosce già tutto di Gesù Cristo. Ci siete? Quando viene attribuito a Dio questo aggettivo, vuol dire colui che ha mantenuto tutte le promesse. Riconosciuto come colui che ha adempiuto a tutte le promesse fatte da Dio per mezzo dei profeti. Ci siete? E poi da chi fu visto? Questo è un testo splendido. Angelo, io annuncio. Angelos, l'annunciatore. Io prenderei il mio amico traduttore, martellino, dita sul tavolo, tin 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 tin. Fu visto da coloro che lo avrebbero predicato. Questi sono gli apostoli. Vero? Capite perché io insisto sempre molto sul profondo rispetto del testo. Più noi rispettiamo il testo nella sua genuinità, più il testo parla. Più noi invece arriviamo in maniera superficiale nel testo, peggio è. Vi raccomando, Febe, nostra sorella. Cos'è scritto? Che è al servizio della Chiesa di Cencre. Nel testo greco, questo è un participio. Poiché Febe è all'accusativo, in greco qui io trovo usan, participio presente del verbo eimi, femminile singolare accusativo. In italiano traduciamo con una relativa, che è. La parola successiva è diaconos, anzi diaconon. È un maschile. Il professor Francesco Sabatini, che è stato per anni presidente della Crusca, disse «Non si dice la ministra, si dice il ministro, non si dice il sentinello,
anche se è un maschio. Si dice la sentinella, il ministro. Sono funzioni. Qui c'è usan diaconon, è un maschile, che era diacono della chiesa di Cencre, non che era al servizio della chiesa di Cencre, perché se tu mi metti che era al servizio della chiesa di Cencre, mi scappa via un ministero. E io non posso più dire che le donne facevano parte dell'ordine sacro. Se io accetto questa traduzione, devo dire le donne non erano diacono. Mentre qui invece si dice che le donne sono diacono. E il guaio è che io trovo le donne diacono anche nel secondo secolo, anche nel terzo secolo, anche nel quarto secolo, anche nel quinto secolo. Con il quinto secolo non ci sono più donne diacono. Non c'è nessun decreto che dica basta femmine sull'altar. Non lo so. Io non sono esperto di storia della Chiesa, ma noi cominciamo ad avere nel quinto secolo una sovrabbondanza di tutto. Troppi cristiani, troppi frati, troppi preti, troppe monache. Adesso siamo al contrario. Io direi che una cura dimagrante non è contro la provvidenza, perché oggi il prete fa di tutto. Non può fare il consulente matrimoniale, non può fare il sindacalista. Quando Pietro viene interpellato nel capitolo 6 degli Atti perché le vedove degli ellenisti non sono trattate come le vedove degli ebrei, parlo sempre di ebreo cristiani, ellenisti cristiani, ellenistico cristiani, lui risponde: noi non possiamo fare questo. E istituisce questi sette che non vengono chiamati diaconi, siamo noi che abbreviamo il discorso. Ma questi noi che abbreviamo il discorso non sbagliamo, perché la Chiesa nella liturgia li chiama diaconi. Gli esegeti no. Perché l'esegeta dice, nel capitolo 6 dove è scritto diacono? Non c'è. Ma è scritto solo epta, i sette. Questi devono fare quel tipo di impegno caritativo. Noi, dice Pietro, siamo destinati alla parola e alla preghiera. Quindi alla predicazione, studio e predicazione della parola e la celebrazione dei sacramenti. Vi è chiaro? Probabilmente il Padre Eterno sta facendo così. E dice, voi preti fate bene i preti. Fate bene i preti. Prima di fare una predica, leggete il testo, pregateci sopra, studiatelo. Se no le prediche vengono fuori a fotocopia, tutte. Voi potete scambiare la terza domenica di Avvento con la 25esima domenica del tempo ordinario, sempre quella. Per cui il cristiano ascolta attentamente. Sono le 10:35, ci vediamo alle 11:10.